Ciao Riga, buonasera, eccoci qua. Mi beccate in un momento così in versione tifoso. Sono qui per presentarvi, per portare alla vostra attenzione un dischetto di questi comuni dischetti al carburo che ormai si trovano di un'infinità di marche, professionali, non professionali, per la mini smerigliatrice. Quindi parliamo di dischetti 76x10, parliamo di questi dischetti che abbiamo già avuto modo di vedere nel canale. Ok? Qual è la stranezza che io voglio anche parteciparvi? Allora, io ho comprato nel tempo, perché li uso, un po' di questi dischetti, quindi ho comprato questi della Bosch, che fra l'altro la Bosch li fa anche di questo colore qua. Alla fine è lo stesso dischetto, questi ne ho due. Io ho provato se al lato pratico c'erano delle differenze nella durata, nel taglio, in chissà cos'altro, e invece no, non c'è nessuna differenza. E quindi non so perché li fanno in due versioni. Qui abbiamo questa scritta Expert che qua nella confezione di questi non c'era, però al lato pratico io non trovo differenze. Ecco, tolto questo, ho utilizzato col tempo anche questo che è una Metabo e adesso non si legge più. Anzi, sì, forse si legge qui. Vedete che è stato usatissimo. Questo è Metabo, sempre di questi dischetti al carburo, l'ho usato tanto, si è un po' consumato, ormai ha ancora pochi tagli davanti a sé e dopo verrà buttato. Ho usato quelli della AEG e poi ne ho usato di un paio di marche hobbistiche. Ok, che quelle sì, ho trovato una differenza, costavano meno, ma infatti sono durati un po' meno, si è consumato un po' prima, non molto prima, un po' prima. Ora, la stranezza qual è? Che sia i Metabo che i Bosch, che gli AEG, che quelli delle marche professionali, mi hanno un costo di circa 15 euro. Li trovate a 14, li trovate a 15, li trovate a 16 euro l'uno. Se trovate un'offerta li trovate a 10, ma i prezzi questi sono. La stranezza qual è? I Makita, che è comunque un marchio professionale che non ha niente da invidiare né a Bosch né a Metabo. Questi si trovano a 5,30 euro. Allora io li ho trovati in un negozio, siccome mi servivano, gli ho detto: senti quanto costano, immaginando che costassero, e mi fa 5,30 l'uno. Ho detto: più IVA? No, 5,30. E ho detto: guarda che sarà sbagliato, perché solitamente i Bosch e anche i Metabo costano 10, 12, 15. Ricontrolla, rifà. E niente, questi sono 5,30 l'uno. Quindi prima di venirvi qua a fare il video, io cosa ho fatto? Ne ho provato uno, ho fatto diversi tagli, tanti, e posso dirvi che non ho trovato differenza né rispetto ai Bosch, rispetto ai Metabo, rispetto agli AEG. Non ho trovato alcuna differenza che tangibile dal mio punto di vista. Ora io non sono un tecnico dei materiali perché sono l'utilizzatore finale, io faccio i mobili e per come posso capirne io questi valgono. Questi che costano 5,30 valgono come questi che costano 15, 16, 14. È una stranezza. Se voi sapete darmi una spiegazione al perché di questa differenza, scrivetemela sotto nei commenti, perché io una spiegazione non ce la trovo. Allora, qua ne ho messo su una, aspetta che togliamo la batteria. Ne ho messo su uno, andando ad analizzare proprio col microscopio il materiale che è stato riportato e confrontandolo con questi, cosa si può dire? Che ce n'è un po' di meno? Sì, mi sono pestato il dito, guarirò, guarirò. Che ce n'è un po' di meno? Non mi sembra che ce ne sia meno, eh. Non mi sembra proprio. È lo stesso disco. Vabbè, quindi ecco, vi segnalo che c'è questa differenza, che io ho trovato questa differenza. Il tipo ha pure chiamato il suo collega per vedere se c'era qualche stranezza, visto che gli ho detto: guarda, è impossibile. E no, è così, il prezzo è quello. Quindi, se dovete comprare di questi dischetti e si conferma che il prezzo è quello, comprate Makita a questo punto, visto che secondo me vale uguale. Ora facciamo una prova, come al solito. Così è taglio in avanti, così è taglio indietro. Di questa macchinetta trovate la recensione nel canale se volete, basta scorrere. Le confezioni, queste sono le confezioni. L'articolo è di Domodossola, trattino 74837.
Eccola qua. L'apro, così vedete come si presenta la confezione. Dentro, in un sacchettino di plastica, trovate il dischetto. Dischetto 76 10, 10 dovrebbe essere, anzi 10 è il foro. Quindi davanti abbiamo tutte le indicazioni dei vari materiali che taglia, quindi fra gli altri appunto legno o legno con chiodi. Lo so, adesso non ripeterò quello che ho già detto nel video della macchina, ma se uno deve tagliare tanto legno non userà questa macchina. Però per tagli al volo va bene, taglia anche legno con chiodi, fra l'altro. Nella parte posteriore trovate tutte le raccomandazioni di sicurezza, made in China, e non trovate altro. Bene, io questi dischetti adesso li metto via, facciamo un taglio, così vedete che insomma il dischetto funziona. Tagliamo il solito listone di rovere da 15 mm. Tagliamo in due, lo taglierò a tirare. Questa macchina si può usare sia a spingere che a tirare, si cambia il senso di rotazione. Vediamo un po', così vi rendete conto anche voi. Taglio perfetto. Adesso questo dischetto era nuovo perché ne avevo comprati 4, uno l'ho finito a forza di usarlo. Questo l'ho messo su apposta per mostrarvi il funzionamento e per mostrare il fatto che non c'è differenza rispetto agli altri dischetti molto più cari. Io nel canale qua avevo già fatto un video riguardante il dischetto della Bosch, ho fatto il video riguardante questa macchina qua. Se volete dargli un'occhiata, vi rendete conto di tutto. Quindi la conclusione finale di questo video qual è? Se questi li trovate allo stesso prezzo che li ho trovati io, è inutile che andate a comprare Bosch, comprate Makita. Perché io capisco se fosse un marchio professionale che ha un prezzo contro un marchio hobbistico che ha un prezzo 4 volte inferiore, allora ci può stare. Ma qua abbiamo marchi equivalenti, Bosch, Metabo, Makita. Niente, quello che dovevo dirvi ve l'ho detto, la chiudiamo qui. Se sapete, se avete una qualche spiegazione plausibile su questa differenza di prezzo, scrivetemela sotto. E ci vediamo al prossimo video, ok? Grazie, ciao, ciao.